Pesca sportiva della provincia di Sondrio, attraverso il centro ittico di Faedo, ripopola fiumi, laghi alpini e torrenti di Valtellina e Valchiavenna. Un intervento che prevede l'immissione di un pesce tipico per le nostre acque, la trota fario mediterranea, specie autoctona in grado di riprodursi. Una sfida vinta per l'UPS che, in collaborazione con il settore caccia e pesca dell'amministrazione provinciale, ha avviato presso il centro ittico questo importante progetto destinato alla reintroduzione nei corsi d'acqua della trota fario mediterranea, specie predominante tra quelle che compongono la popolazione ittica locale. La scommessa è partita negli impianti e nelle strutture immerse nel verde di Faedo, tra 30 vasche di varie dimensioni interne ed esterne, dove dalle uova prendono forma gli avannotti, destinati a popolare le nostre acque. Ma l'attività del centro ittico di Faedo procede molto bene. E adesso abbiamo circa 1,5 milioni di trotelle pronte da seminare, che verranno messe in tutti i torrenti, nei laghi alpini, in alcuni laghi alpini, non tutti, e nell'Adda, la maggior parte nell'Adda e nella Mera. Le trote sono già pronte per essere immesse nei corsi d'acqua? Sì, alcune, le prime nate, sono già pronte, circa 300 o 400 mila sono già pronte da mettere, anche perché se si tengono troppo in vasca diventano domestiche, perdono la rusticità che ha il pesce selvatico. Prima dell'immissione nei corsi d'acqua di queste trote, qual è il lavoro che viene svolto qui al centro ittico di Faedo? Ma il lavoro che viene svolto qui al centro ittico è un lavoro capillare, tutti i giorni di pulizia di tutte le vasche, che non sono poche, sono circa 30 vasche, con giù le trotelle, e poi il personale, quando ha finito il lavoro, deve dare da mangiare nelle vasche esterne dove ci sono i riproduttori, e quando ha finito il lavoro va sul territorio a fare il servizio. Quanto è importante questa grande attenzione che voi riservate alle piccole trote che poi raggiungeranno i fiumi, i laghi, i torrenti? L'importanza è notevole, anche perché è una trota che poi nei torrenti, nei laghi e nei fiumi si riproduce. È una trota autoctona di ceppo padano che stiamo allevando. All'interno del centro negli ultimi anni abbiamo fatto una sperimentazione, quella di riuscire ad essere autosufficienti nella produzione anche dei temoli, e forse siamo stati i primi che siamo riusciti in Italia e forse i secondi in Europa a riprodurre il temolo in cattività. Cosa vi ha permesso di ottenere questi risultati? Ma forse anche un po' di fortuna e prendendo un po' notizia da una parte e dall'altra, perché il problema di riuscire a allevare il temolo è quello di riuscire a svezzarlo nella prima fase di accrescimento, quando teoricamente passa, abbandona il sacco vitellino, cioè quel sacco che gli dà la possibilità di vivere nei primi giorni di vita senza avere delle fonti esterne, e riuscire a passare alla fase in cui si alimenta con del mangime. Qui troviamo tanta passione ma anche tanta professionalità. Insomma, col tempo si matura, basta avere un po' di passione e poi le cose bene o male nella vita si riescono sempre a ottenere. Quali sono le difficoltà che vi trovate ad affrontare quotidianamente al centro ittico? Non bisogna dimenticare che allevare pesci non è una cosa molto semplice, ci sono varie patologie che possono innescarsi in un giorno, e quindi magari
il giorno prima va tutto bene e ti ritrovi magari il giorno dopo a avere una memoria molto ingente. Fortunatamente fino adesso è andato tutto bene, perché siamo ammessi anche in una zona indenne e quindi le varie patologie, quelle veramente devastanti, non ci hanno neanche toccato fino adesso. Tutto parte dal centro ittico di Faedo, dove personale specializzato, che si avvale anche della consulenza dei massimi esperti del settore della pescicoltura, riesce a garantire la buona riuscita di un progetto che parla di natura e rispetto dell'ambiente, una struttura dove vedono la luce milioni di pesci e che riscuote grandi apprezzamenti. Sicuramente è una delle attività molto importanti nella gestione ambientale che viene svolta qui in provincia di Sondrio. Queste strutture rendono di fatto autosufficiente il territorio nell'approvvigionamento del novellame di trote e di temoli per il ripopolamento delle acque pubbliche. Qui a Faedo, inoltre, ci sono linee genetiche autoctone che vengono ormai riprodotte abbastanza agevolmente e questo garantisce il ripopolamento delle acque con materiale pregiato di altissima qualità genetica, cioè la trota autoctona. Gibertoni pone l'accento anche sul valore del progetto di ripopolamento della trota fario mediterranea, fortemente voluto dai vertici dell'Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio. Questo è l'areale tipico delle trote mediterranee, in particolare nelle zone di fondovalle dell'Adda e di qualche affluente, parliamo delle trote marmorate. Per quanto riguarda tutto il resto del territorio, sia fluviale che torrentizio, parliamo della trota fario mediterranea, nonché esistono anche temoli, che sono dei salmonidi particolari, che occupano sostanzialmente il fiume Adda e oltre a questo anche altri importanti affluenti come quello della Val Chiavenna, come Livigno, e pertanto in questo centro si cerca di tutelare, di salvaguardare la genetica di questi animali e il ripopolamento degli stessi negli ambienti naturali. L'immissione di temoli e trotelle nel territorio fluviale, lacustre e torrentizio di Valtellina e Val Chiavenna, a cura degli esperti del centro ittico di Faedo, dà una significativa boccata d'ossigeno alle popolazioni ittiche che attualmente registrano ancora un basso rendimento di riproduzione. La riproduzione naturale esiste e nelle acque di Valtellina l'abbiamo anche verificata. Però i rendimenti naturali sono spesso bassi. E allora, in presenza anche di fattori antropici, le dighe, le traverse, l'inquinamento, le scavazioni in alve, tutto quello che l'uomo sostanzialmente procura, si rende necessario capitalizzare in maniera più amplificata queste risorse naturali. Beh, quello che si fa qui è questo, cioè mantenere in uno stadio della loro vita molto delicato i pesci in artificiale, l'incubazione delle uova, la schiusa e lo svezzamento, per poi immetterli nella giusta stagione, qual è la tarda primavera, negli ambienti naturali, in modo tale da colonizzare gli stessi e ottenere in questo modo un'ottimizzazione degli aspetti e biologici, ma anche gestionali e politici. L'allevamento e la semina delle trotelle si conferma la scelta vincente. Numerose le sperimentazioni attuate che hanno portato gli esperti dell'UPS a scegliere la specie migliore per le nostre acque. Abbiamo provato a mettere altri tipi di pesce e i risultati migliori che abbiamo avuto sono stati dati da questa trota e perciò adesso abbiamo solo questo tipo di trota stabulato nelle avanotterie. Dove verranno immessi tutti gli avanotti prodotti al centro ittico di Faedo? La maggior parte, il maggior numero vengono messi nell'Adda e nella Mera, che sono la spina dorsale della Valtellina. Gli altri vengono seminati tutti i torrenti e alcuni laghi. Stiamo ancora facendo delle semine sperimentali. Quali sono stati i risultati ottenuti in questi anni? Ma bisogna partire dal concetto che 4-5 anni fa il centro teoricamente era vuoto e siamo riusciti a fare dei numeri veramente impressionanti. L'anno scorso, ad esempio, siamo riusciti a produrre circa 1.200.000 trotelle immesse nell'Adda e 250.000 temoli che sono stati immessi nel Mera e nel fiume Adda. Quali sono le sfide future per il centro ittico di Faedo? Di essere completamente autosufficiente nella produzione delle specie ittiche e quindi
non andare a prendere, diciamo, dei pesci esterni, perché non bisogna dimenticare che questa è un po' la cassaforte dell'Unione Pesca. Con i numeri che vi ho detto, noi andavamo a pagare il temolo 1 euro ogni pezzo e la trota circa 0,40. Se voi fate i calcoli abbiamo un risparmio notevole, che ci ha permesso anche di mantenere il costo del permesso annuale per i nostri associati fermo da 3 o 4 anni. Siamo soddisfatti perché abbiamo una buona quantità di uovo e trota. Abbiamo 70-80% di trotelle dall'uovo. Abbiamo prodotto parecchie trote, l'anno scorso 1.250.000, quest'anno siamo sui livelli di 1.500.000. Quali sono gli obiettivi che volete perseguire? Vogliamo perseguire con questa trota l'autonomia, anche perché il risultato finale è quello che questa trota si riproduce dove si immette, sia nei torrenti, nei fiumi e nei laghi. Perciò con la spremitura interna, che arriveremo un altro anno a 2.500.000 di uova, e sicuramente saremo autonomi. A Faedo prendono forma progetti ambiziosi e decisivi per il futuro dell'ecosistema dei nostri corsi d'acqua. Una struttura che continua a vincere scommesse importanti, preservando e arricchendo di fauna un patrimonio naturale prezioso come l'oro blu.